Ciao ragazze, ciao ragazzi, siamo nel nostro nuovo hotel perché qui a Dubai stiamo in due hotel diversi. Adesso abbiamo 3 giorni in questo splendido hotel che si chiama Park Hyatt. Vi metterò naturalmente, se volete controllare i prezzi, che mi chiedete sempre prezzi e tutto, vi lascerò il link qua sotto nel box informazioni per prenotare, vedere le stanze, vedere l'hotel, eccetera eccetera. Comunque siamo qui davanti alla splendida entrata del Park Hyatt. Adesso entriamo e vi facciamo vedere l'hotel, ma soprattutto la nostra stanza, quindi vi faccio un nuovo room tour completo. E qui abbiamo l'accesso alla spiaggia, che è una meraviglia. Questa è l'entrata, amo tutte le palme, bellissimo. Entriamo, qui c'è la reception dell'hotel e poi mi seguirete fino alla nostra stanza. Mettiamo la mascherina fino a quando arriviamo nella nostra stanza. L'entrata è bellissima, molto stile arabo, mi piace un sacco. C'è un po' di strada da fare, visto che abbiamo appena fatto il check-in. Ci perdiamo ancora, ma vedremo di trovare la nostra stanza. Qui è bellissima la vista da entrambe le parti, con tutte queste palme. Davvero stupendo. Da questa parte c'è un piccolo giardino e una piccola sala d'attesa all'aperto. Poi di là c'è subito la spiaggia, ma la vedremo dopo. Adesso andiamo da questa parte. Anche per quanto riguarda tutte le misure di sicurezza Covid, igienizzano un sacco, l'aria è purificata, ci sono gli stand per igienizzare le mani un po' ovunque nell'hotel. E qui c'è in realtà la sala per la colazione. Fare sia all'interno che all'esterno, perché di là si può uscire e fare colazione con la vista sul mare. Dobbiamo uscire di nuovo per passare alla nostra stanza in questo bellissimo corridoio, e da questa parte potete vedere una delle piscine. Non vediamo l'ora di tuffarci, vi dico la verità. È veramente gigantesco questo hotel. Da questa parte si può vedere meglio una delle piscine. Adoro che ci siano le palme proprio al centro. È molto bella. E poi lì ci sono tutte le sedie a sdraio, i lettini. Siamo arrivati, ecco la nostra stanza, che è la 2103. E qui mi hanno spiegato che questo è un avviso che possiamo accendere dall'interno se non vogliamo essere disturbate, in modo che sappiano che non devono disturbarci. Entriamo, benvenuti nella nostra stanza a Dubai. Ed eccola qui, questa è la nostra stanza. Da questa parte abbiamo il letto matrimoniale, con questo quadro che sa molto di estate. E da questa parte c'è una piccola zona giorno con queste due poltroncine. E da questa parte abbiamo invece la zona, diciamo, bar, con il tavolino e di due seggiolini alti. E qui ci hanno lasciato, bellissimo, un messaggio di benvenuto. Sì, che carini. E qui ci hanno portato, non ci posso credere, bellissima, una torta, penso sia una bavarese al cioccolato con le fragole, con la scritta in cioccolato benvenuta al Park Hyatt. Meraviglioso. Ci hanno portato anche della frutta. No vabbè, troppo carini, bellissimo davvero, bellissimo benvenuto. Da questa parte abbiamo la TV. E qui invece ci sono alcune decorazioni con alcuni bicchieri, l'acqua, super importante, ci sono 39 gradi in questo momento ragazzi, la macchinetta del caffè, qui abbiamo addirittura un, se non sbaglio si chiama blender, mixer per i cocktail, tutto l'occorrente. Qui servono alcol in questo hotel, cosa non scontata a Dubai. Mi piacciono molto le decorazioni, la lavanda. E poi qua sotto invece c'è il mini bar
con le tazzine per fare il tè, il caffè, la colazione. Abbiamo il mini bar con la... che cosa c'è? Acqua tonica. Qua sotto abbiamo la Pepsi, la 7-Up. Qui a Dubai non abbiamo visto tanta Coca-Cola e Sprite, c'è più Pepsi e 7-Up. Da questa parte c'è soda water, quindi sarà un'acqua frizzante, immagino. E poi sotto abbiamo l'acqua, che è la Evian naturale, quella frizzante invece la nostra Ferrarelle. E poi qui abbiamo delle altre cosine dolci e salate da mangiare. Abbiamo delle patatine con salsa con la panna acida, poi abbiamo gli M&M's e altre cosine da mangiucchiare. Qui ci sono gli orsetti della Haribo, insomma altre noccioline e salatini. Questi sono, c'è scritto, tradizionali arabi. E poi ci sono addirittura le Tic Tac. Qui abbiamo un quadro gigantesco di Brigitte Bardot. E in bagno, vedrete, c'è anche Brad Pitt. Molto stile Hollywood, devo dire. Mi piace un sacco l'entrata alla stanza che ha appunto che ha forma di arco. Quindi molto caratteristica. Qui ci sono le nostre borse, molto utile questa panchetta per mettere le cosine. E da questa parte c'è invece il bagno, potete intravederlo all'interno. Possiamo anche, volendo, chiudere le... Non ci abbiamo ancora provato. Sì, si possono anche chiudere volendo per fare un po' più di privacy, diciamo, nel bagno. Ma noi le lasciamo così aperte. E adesso andiamo appunto a vedere il bagno. All'interno, da questa parte, c'è anche la cabina armadio. Anche questa porta naturalmente si può chiudere. Ok. Qui abbiamo la vasca, bellissima. Amo queste vasche con questa forma, lo sapete, è stupenda. Mi piace anche moltissimo che sia fatta così. Non saprei descriverla, però mi piace. Da questa parte abbiamo i due lavandini, abbiamo il doppio lavandino, molto molto comodo. Ci sono degli specchi che mi piacciono anche moltissimo da entrambe le parti. E poi c'è anche lo specchietto che, se chiedete a me, dovrebbe essere illegale perché ti fa vedere tutti i pori e tutte le imperfezioni che non pensavi neanche di avere praticamente. Quindi facciamo una petizione perché li tolgano dagli hotel. No, però è utile per fare le, insomma, le sopracciglia eccetera. E i prodottini che abbiamo qui, che volevo anche farvi vedere, abbiamo una lozione per il corpo di questo marchio che si chiama La Detent, che penso sia francese. Abbiamo poi la shower cap, la cuffietta per fare la doccia per proteggere i capelli. Qui abbiamo questa scatolina con qualche dischetto di cotone e qualche cotton fioc. Molto ASMR. E poi qui invece abbiamo le salviettine di carta. Qui c'è una cosa che io adoro particolarmente negli hotel perché è comodissima. Mi metto sempre con l'accappatoio, sto super comoda, ci sto sempre quando sto in hotel con l'accappatoio. E sono qui, naturalmente si possono utilizzare per la doccia oppure come tipo vestaglia, gli asciugamani. E poi qui da questa parte abbiamo il bagno. E qui c'è il nostro bagno con il bidet, che non avevamo nell'altro hotel. Non è una cosa assolutamente scontata negli Emirati Arabi avere il bidet. E qui, come vi dicevo, c'è il quadro di Brad Pitt, che ci è sembrata una cosa esilarante. E sì, questo è il bagnetto. E poi da questa parte, invece, accanto alla vasca, abbiamo la doccia. Anche questa è molto grande. C'è naturalmente la porta, adesso è aperta per facilitare il video. E qui c'è la nostra doccia con addirittura lo spazio per sedersi, con questa panchina per potersi sedere e con altri prodottini. Vediamo quali sono. C'è il shower gel sempre dello stesso brand, la Detent, spero di pronunciarlo decentemente.
Poi abbiamo lo shampoo dello stesso marchio, che c'è scritto che è molto nutriente, quindi cosa che mi piace. E poi qui abbiamo il balsamo per capelli. Qua sopra c'è invece il sapone body soap, sapone per il corpo. Molto molto carine queste mensoline fatte in pietra all'interno della doccia, molto belle e comode. E qui accanto alla doccia, come avete visto quando siamo entrati, c'è la nostra cabina armadio, che è un po' insolito trovare, devo dire, all'interno del bagno, ma non mi dispiace, è molto spaziosa. E qui abbiamo messo le nostre valigie, siamo appunto appena arrivate, quindi dobbiamo ancora spacchettare tutto quanto, aprirle. Però volevo farvi vedere subito subito la stanza così come l'abbiamo trovata entrando. Qui abbiamo diversi appendini per appendere le nostre cose. Amo questi in tessuto perché sono super super morbidi e non lasciano il segno sui vestiti. Qui c'è la laundry bag, la borsa per la biancheria sporca che poi naturalmente puoi mandare in lavanderia qui in hotel. Qui abbiamo un asciugamano, qui c'è il tappetino, in realtà un extra tappetino per la doccia o per la vasca da bagno. Qui abbiamo il safe, quindi la cassaforte che torna sempre utile. E qua sotto abbiamo invece il phon con questa spazzolina per le scarpe. Credo, presumo, sia per le scarpe. E qui sotto c'è questa panca appunto per mettere le valigie. C'è veramente molto spazio per appendere perché c'è un altro spazietto nascosto là dietro, come potete vedere. Super utile, qui c'è anche il ferro da stiro con la tavola da stiro subito sotto. Sotto lo spazio per le valigie ci sono due contenitori molto molto ampi, devo dire, per i vestiti, eccetera, eccetera. E qui abbiamo trovato le nostre ciabattine. E qui invece, ragazzi, c'è la laundry bag, la borsa per la biancheria sporca. E poi abbiamo anche una shoe bag, molto utile per le scarpe, wow, mentre quella che pensavo fosse per la biancheria sporca è decisamente una borsa da shopping o meglio da spiaggia. E questa è la vista dall'altra prospettiva. Qui c'è la nostra stanza e qui usciamo invece verso il corridoio. Ritorniamo qui dove c'è la porta d'ingresso, che è questa, tutta color legno. Qui molto utile, mi piacciono gli hotel che hanno questo cartellino, quando vuoi, quando esci e vuoi che ti sistemino la stanza, basta segnalarlo con questo cartellino appunto all'esterno. Altra cosa che mi piace moltissimo è appunto il tastino Do Not Disturb. Quando voglio dormire fino a tardi, non voglio che nessuno venga a disturbarmi, attivo questo. Proseguiamo verso la stanza, ritorniamo verso la stanza e andiamo a vedere finalmente l'esterno e l'accesso alla spiaggia. Eccoci qui, da qui già potete vedere il mare e la nostra infinity pool che sta subito davanti. Qui invece subito fuori abbiamo dello spazio privato con i tavolini e le sedie a sdraio. Apriamo ed andiamo, vi faccio vedere il nostro giardinetto. Qui c'è una sitting area, una zona dove possiamo rilassarci. Molto utile questo, ragazzi, che come vedete c'è dell'acqua per lavarsi i piedi dalla sabbia prima di rientrare in stanza. E qui abbiamo questo porta asciugamani con due asciugamani per andare a prendere il sole, per andare al mare. E qui il tavolino con il divanetto, lì abbiamo un carrello per portarci il pranzo, la cena, dove vogliamo, molto carino. Qui ci sono due poltroncine e poi proseguiamo. Qui abbiamo
una parte di prato, diciamo, con le sedie a sdraio e con l'ombrellone, la nostra stanza, ogni stanza qui ha un nome e la nostra si chiama Monaco. E adesso continuiamo, vi faccio vedere la spiaggia. Io amo queste palme, sono troppo belle, abitando ad Amsterdam non sono abituata a vederle, decisamente no. E qui usciamo e siamo in spiaggia. Proseguiamo e da qui potete già vedere l'infinity pool, la piscina infinity, non si vede infatti la fine, e poi subito sotto c'è il mare. Ed eccoci qua, che meraviglia, non vedo l'ora di tuffarmi. Sembra una spiaggia, ma in realtà questa è una piscina. Spero riusciate a vedere quanto è grande, veramente enorme. Davanti a me riesco a vedere il grattacielo più alto del mondo, che è il Burj Khalifa, sta esattamente lì. Ma non penso che... la camera, lo vedete, è qui, ma non penso si riesca a vedere moltissimo perché si alza molta sabbia del deserto. In alcuni momenti della giornata c'è un po' di foschia, però appunto se riuscite a vederlo è quello lì in fondo. E qui siamo sulla spiaggia, bellissima, bianca e sottilissima. E qui c'è appunto la nostra infinity pool ed il mare, si riesce a vedere anche la cornice di Dubai che sta proprio lì davanti, e laggiù c'è downtown con tutti i grattacieli. Ritorniamo quindi verso la nostra stanza. Adoro, bellissimo. Ritorniamo verso la nostra stanza tra le palme e questo vento tiepido, bellissimo. Ed eccola qui, la potete vedere anche da un'altra prospettiva, la nostra stanza e il nostro giardinetto. Questa è la stanza da un'altra prospettiva, dietro di me c'è la spiaggia. Adesso dobbiamo mangiarci questa torta buonissima. E qui appunto potete vedere la stanza per intero. Qui c'è Laura che faceva finta. Mimetizzo. Sì, sì, molto mimetizzato. Ma madonna, veramente, sei proprio nella color palette della stanza. E qui c'è il nostro letto, altra decorazione lì, quel vaso molto carino. E qui appunto ritorniamo verso l'ingresso, c'è il nostro bagno. E qui siamo nell'ingresso, che abbiamo anche uno specchio molto ampio che in realtà non vi ho fatto vedere. E qui torniamo verso la porta. Quindi mia family, questo è quanto per questo room tour al Park Hyatt. Spero vi sia piaciuto questo video, voi lo vedrete domani che è venerdì, quindi io vi aspetto lunedì con un nuovo video, e lunedì sarà svelata la mia seconda meta, che alcuni hanno già indovinato, ma non tantissimi. Scrivete nei commenti quale pensate che sia, perché volerò appunto direttamente da Dubai poi a questa nuova destinazione. Io vi mando un bacio grandissimo.
come al solito non può mancare il nostro braccio forte, specialmente prima del weekend, che poi non ci vediamo per 2 giorni, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E a lunedì, buon weekend, bacio grande, ciao.